anche pittrice, una pittrice informale, prima di tutto nasce come pittrice, ma si diletta anche in fotografia, ormai è diventata una professionista, Margherita Calzoni, una giovane artista bolognese. Vorrei fare questa domanda a Margherita. Come è nata questa idea di realizzare fotografie con questo gioco di luce particolare in bianco e nero e con questo gioco anche particolare, diciamo, di prospettiva? Sì, allora intanto io amo molto la pellicola, quindi queste opere sono, sì, diciamo, queste fotografie sono realizzate con una tecnica e una macchina particolare che si chiama fisheye, quindi da questo sgrandangolamento, quindi siamo oltre i 180 gradi. E il tema della mostra era Bologna e quindi, diciamo, in particolare ho cercato di cogliere alcune parti di Bologna. 4 foto su 6 sono volutamente comunque fuori fuoco e sfocate, danno una sorta di alone quasi magico, una patina antica comunque alla nostra città, che è sempre magica, e comunque voglio dire, i portici sono un patrimonio comunque della nostra città. E sì, appunto, l'effetto voluto era quello della distorsione, che comunque secondo il mio punto di vista, per certi versi, può anche comunque esaltare le prospettive e comunque cercare di assemblare magari scorci che con una macchina fotografica classica non verrebbero così interi. Grazie.